giorni di sole da fare invidia, giustamente oggi è il Blue Monday e sembra di essere a Silent Hill. Non si capirà niente, ma non si vede niente tanto, quindi questo è il mio bellissimo panorama di oggi. C'è una neve, magari una nebbia che fa spavento. La cosa divertente è che mi sono truccata di blu, ma gli ho fatto tipo l'eyeliner blu utilizzando degli ombretti blu di Huda. Questo non è servito molto a migliorare il mio umore. A proposito di blu, ho anche pulito il frigo. Oggi è giornata abbastanza noiosa e grigia come il tempo fuori casa, nel senso che ho da finire un po' di lavori al computer, devo editare il video di domani, devo finire di rispondere a delle email. Insomma, tutto abbastanza computer centrico, ahimè. E infatti oggi è una delle poche volte in cui non vedo l'ora che arrivi un po' sera per fare yoga, perché ormai è diventato il mio appuntamento fisso del pre-cena. Tra l'altro sono già alla giornata 15 o 16, quindi già passato alla metà della challenge, che in realtà Adrien chiama Yoga Journey, che suona anche meglio perché non è solo una sfida, è proprio un percorso. E vi dirò, ho avuto la tentazione di mollare già due volte, non di abbandonare completamente, ma magari mi sono ritrovata in un paio di occasioni a dire oggi non ho voglia, lo faccio domani. Però sono contenta di aver trovato la forza di essermi, tra virgolette, imposta invece di sedermi sul tappetino, perché mi sta aiutando veramente tanto a sentire meglio il mio corpo, a riprendere elasticità e mi fa bene anche ritrovare un momento fisso della giornata. Ovviamente non riesco sempre a fare questo yoga alle 6 o alle 7 di sera perché ho molte cose da fare, a volte lo anticipo, a volte lo faccio la mattina, però avere come punto fisso una cosa da fare tutti i giorni, quindi ritagliarmi quella mezz'oretta circa in cui mi concentro su me stessa. E mi sto imponendo di cambiarmi, anche se sono a casa e magari sono già vestita che sto comoda in tuta, di cambiarmi e mettermi qualcosa di diverso per fare yoga. Mentalmente noto che mi sta aiutando. Ho messo una vita a trovare il mobiletto perfetto per il corridoio perché inizialmente mi piaceva l'idea di lasciarlo libero e magari di lavorarci su un domani, di prendere magari una console, di metterci uno specchio, non so. Da quando viviamo qua però abbiamo avuto sempre una serie di imprevisti problemi, fra cui appunto tutta la situazione che c'è che ha rallentato moltissimo i lavori, le cose che pensavamo di fare qui in casa. Quindi ho optato per un mobiletto dove poter riporre effettivamente degli oggetti, visto che nello studio, quello in cui mi trovo adesso, è ancora praticamente spoglio, oltre alla libreria e la mia scrivania, non c'è nulla, cioè c'è la monstera e basta. Però non mi piaceva l'idea di prendere un mobile importante, come ad esempio una credenza, un'altra libreria, un mobile a scaffali, insomma, importante, giusto per tappare un buco, per poter metterci le tovaglie, i bicchieri, alcune cose così, insomma. Quindi mi sono decisa a voler trovare un mobiletto da mettere in corridoio, non volevo però che appesantisse l'ambiente, quindi l'ho preferito bianco in modo che si mimetizzasse un po' con la parete e c'era un po' il problema dello spessore perché per non uscire doveva essere 25 centimetri, che è poco. Io ho cercato veramente in tanti tanti siti diversi e non ho mai trovato quello che mi ispirasse veramente.
erano tutte dimensioni un po' sballate che secondo me andavano poi a togliere spazio, a rimpicciolire, quindi ci ho messo un po' di tempo, però poi ho trovato questo mobiletto che alla fine ho composto io di IKEA. Ho preso il mobile con le due ante sotto e poi due cubi da metterci sopra, che non ho intenzione di riempire completamente, ma appunto di lasciare un po' vedo non vedo anche con il vaso trasparente, ad esempio. E la parte sotto l'ho utilizzata in questo momento per metterci tovagliette, tovagliette, tutti i miei tè che fino ad adesso erano in una scatola così in giro per casa e alcuni bicchieri che in credenza non ci stanno. Sì, abbiamo più bicchieri che altro in casa, non giudicatemi. Sono molto contenta di questa piccola soluzione perché sopra il mobiletto abbiamo messo poi una cornice che avevo preso da Amazon. Sono tipo 8 cornici in 3 colori diversi di legno, tutte messe assieme. Io ci ho messo poi le foto, alcune delle nostre foto preferite del matrimonio, quindi nel complesso secondo me è molto bello come lo spazio. Quindi anche questa è fatta e fortuna che sono riuscita a fare tutto prima che chiudessero di nuovo tutti i negozi. A proposito, piccolo aggiornamento riguardo ai pantaloni che avevo preso da Bershka che vi ho fatto vedere nello scorso vlog, vi dicevo che volevo prendere anche la parte sopra che in negozio non ero riuscita a trovare, quindi appena tornata a casa ho ordinato la maglia da fare arrivare in negozio. E il giorno dopo c'è stata questa bellissima notizia che hanno chiuso tutti i negozi e quindi niente, la mia maglia in teoria è arrivata questa settimana in negozio, però non posso andarla a ritirare perché il negozio di fatto è chiuso. Quindi adesso aspetto aggiornamenti, vediamo che cosa ne verrà fuori. Chiaramente è una sciocchezza, però sono quelle piccole sfortune, diciamo, che ti fanno dire mannaggia, ma è proprio il tempismo. E visto che siamo in tema frivolezze, volevo farvi vedere questo look un po' monocolore che ultimamente mi piace tantissimo. Ho utilizzato degli ombretti della Sweet Peach sul marroncino, tutto molto semplice. Squintalata di blush perché è la mia fissa del momento. E questo rossetto è di Espresso Toasted. E nulla, mi piace un sacco. Non ho la pelle più perfetta di questo mondo, però sto cercando comunque di non mettere fondotinta, quindi utilizzo una crema colorata, diciamo correttiva, quella di Dr. Jart, un pochettino di correttore soprattutto in queste parti qua e appunto le cose che vi ho detto. Riprende vagamente anche il colore dei capelli, quindi diciamo che sono in palette. Crediamoci!